sezione Horus di Cambiamento e Stato di Prato, a mio fianco c'è il dottor Galetti, anche a me, scusate, di Medicina Democratica, a seguire Adriana Pagliari del Comitato del coordinamento dei comitati cittadini, e poi c'è la dottoressa Patrizia Gentilini, medico oncologo. Cos'è l'associazione PAS? L'associazione PAS è nata circa un anno fa, non è un'associazione composta principalmente da medici o da scienziati, ma è un'associazione di cittadini che ha come obiettivo la divulgazione, principalmente per quanto riguarda argomenti di salute e ambiente, cioè salute connessa a contesti ambientali. In questo primo anno abbiamo seguito un progetto che riguarda principalmente l'inceneritore di Pascia Cavallo a Prato, in zona delle Fontanelle, e abbiamo deciso, dopo aver partecipato a numerosi incontri con le istituzioni, in particolare col Comune di Prato, partecipando anche alla Commissione Ambiente, detta anche Commissione 5, dove erano presenti, oltre alle istituzioni, anche alcuni rappresentanti della CIA. La CIA è l'azienda che gestisce l'inceneritore di Pascia Cavallo, era presente anche la dottoressa Cittadini, che ha presentato appunto alcuni dati riguardanti un'indagine appunto nella zona di Pascia Cavallo per quanto riguarda la presenza di diossine e altre sostanze dannose per la salute. Dopo avremo comunque l'occasione con le stesse Gentilini di affrontare tutte queste tematiche e le spiegherà sicuramente meglio di me. Dopo l'insuccesso della partecipazione, della comunicazione con le istituzioni, abbiamo deciso come associazione di procedere in modo autonomo, quindi di raccogliere dei fondi, ovviamente fondi derivanti da donazioni, tesseramenti, per realizzare autonomamente oltre ovviamente dei campionamenti, delle analisi presso il laboratorio privato del Nord Italia. Al termine di questa procedura, che appunto si è ultimata qualche settimana fa, abbiamo raccolto i dati e li abbiamo sottoposti all'attenzione appunto di sicuramente ad occhi più esperti di Medicina Democratica. Detto questo, appunto io passerei la parola intanto al dottore, che parlerà. Seguiamo un po' soprattutto lui, perché io sono le questioni della piana e di tutte le problematiche che nella piana ci sono, e su questo appunto concluderà poi Garetti in fondo a questa serie di interventi. Io volevo semplicemente presentare un po' l'Associazione Medicina Democratica, che è un'associazione vecchia come ormai come età, perché quest'anno compirà 37 anni, essendo nata nel 1976 a maggio. Fondatore il professor Giulio Macacato. Giulio Macacato è stato un grande nome della medicina, perché ha tentato una rivoluzione a 360 gradi, rimettendo in discussione proprio il problema della medicina e della scienza in generale con il potere e il potere. E quello di cui stiamo andando a parlare oggi, appunto l'inceneritore di Pascia Cavallo, è proprio una situazione in cui i poteri in questi anni si sono dimostrati completamente sordi, perché il dottor Michelangelo Bolognini, che intanto è scritto, uno dei primi iscritti a Medicina Democratica sin dalla nascita, lo aveva denunciato con un articolo già del 1999 sui problemi inerenti a questo inceneritore. Volevo ricordare brevemente la figura di Michelangelo, che poi ci penserà anche la dottoressa Gentilini, magari direi qualcosa di lui, ma quello che vorrei dire è che ci ha lasciato purtroppo 6 mesi fa, e lascia un grande vuoto tra noi, perché è stato uno scienziato di notevole spessore proprio sul problema della scienza
che deve essere completamente autonoma dal potere, cioè non ci può essere una scienza legata al potere, altrimenti si dicono bugie, si rischia di nascondere la verità alle persone e ai cittadini. Ecco, su questo medicina democratica è intransigente e, come mi sembra di aver capito, anche una nuova associazione come VAS è intransigente a sua volta, ed ecco perché ci siamo ritrovati su questa doppia intransigenza. E niente, volevo semplicemente aggiungere che medicina democratica si presenta tra l'altro parte civile al processo di Viareggio per la strage della stazione. Il 25 marzo c'è la prima udienza, diamo questa informazione, con la costituzione delle parti civili, 32 persone innocenti uccise, anche loro dal potere, quello delle ferrovie, quello dei tanti poteri che esistono in Italia a livello internazionale. Un'ultimissima cosa, volevo dire che appunto l'attività di medicina democratica appunto non si fermerà qui, si occupa anche, noi ci occupiamo anche di problematiche di lavoro, quelli di ambiente, cioè tutta la difesa della salute dei 60 gradi ci vede in questo momento impegnati. Tra questo la difesa della sanità pubblica, facciamo parte di un forum che sta tentando di mettere a nudo i tagli sempre maggiori alla salute che vengono effettuati dal governo centrale e dal governo regionale. Ecco, ho chiuso qui e darei la parola al professor Gentile. Ad un fiume morto, è la scelta che ha provocato
nel corso degli anni una situazione di grave contaminazione in tutta l'area. Fondamentalmente, diciamo, anche il grosso problema che si è avuto è stato proprio in chi ha pensato questo sistema di depurazione, che ha fatto confluire le acque scure, le acque piovane, con le acque provenienti dal ciclo industriale. Ovviamente più si mescola e più è complicato separare e inserire in cicli virtuosi di depurazione e di trattamento le acque. Purtroppo a Prato è stato fatto questo. Oltretutto questo modello è stato propagandato come una grande innovazione. In realtà è stato un grave danno. Nel corso degli anni si è insistito su questo e diciamo, l'inadeguatezza dell'impianto è venuta fuori in varie occasioni. In particolar modo, cioè, quando nelle varie autorizzazioni, man mano che anche i sistemi di controllo dovevano essere più cogenti per normativa, l'impianto ha dimostrato tutte le sue falle. Tant'è che anche la provincia è stata costretta in varie occasioni a intervenire con degli atti di diffida affinché l'impianto si mettesse a norma. In particolare, non la voglio fare tanto lunga, uno degli elementi di criticità grossi è stato il sistema di monitoraggio in continuo, il famoso SME. Di fatto questo impianto è stato praticamente senza questo sistema di monitoraggio per diversi anni. Poi, a furia di insistere, questo SME è stato installato, però la GIDA ha chiesto alla provincia, a ARPAT e a chi di dovere, la possibilità di non misurare in continuo l'acido cloridrico. Acido cloridrico che è precursore dell'esaclorobenzene. Esaclorobenzene poi lo spiegherà meglio di me sicuramente la dottoressa, che è fra le sostanze che vengono emesse in maggior quantità proprio, guarda caso, dagli impianti di incenerimento dei fanghi industriali. Infatti in un documento dell'ISRA si legge proprio che la maggiore fonte di emissione di esaclorobenzene sono gli impianti di incenerimento di fanghi industriali e in particolar modo quello di Baciacavallo a Prato. Ebbene, a Prato non si misurano questi dati. L'aspetto più inquietante è che questo impianto da subito ha presentato delle problematiche sanitarie, tant'è che all'inizio fu evidenziata una mortalità troppo elevata nei lavoratori che lavoravano, diciamo, all'impianto. Si pensò a dei problemi di esalazione delle vasche di trattamento e fu avviata un'indagine. Questa indagine dimostrò che c'era una maggiore incidenza, ma non solo fra la popolazione che lavorava intorno alle vasche. Allora, da lì sono partite tutta una serie di indagini epidemiologiche, sono durate ben 15 anni e che a quanto pare non sono neanche ancora terminati. Tutte queste indagini hanno dimostrato puntualmente che nel raggio di ricaduta degli inquinanti, degli inceneritori di Baciacavallo, si registra una maggiore incidenza di malattie tumorali nella popolazione residente. Questo doveva bastare, doveva essere sufficiente per chiudere l'impianto. E invece no, sempre si continua a dire che c'è la necessità di studiare ancora, di andare ancora avanti, intanto si aspetta, si prende tempo. Oggi ci sono dati ulteriori che dimostrano che questo impianto va chiuso immediatamente. Lascio la parola alla dottoressa Patrizia Gentilini, che
diciamo le indagini che sono state fatte, poi ora ce le racconta meglio di me, comunque sono indagini che sono ampiamente alla portata di tutti, basta avere la voglia di documentarsi e si vanno a ricercare. Lascio la parola alla dottoressa. Mi riallaccio a quello che ha detto Adriana. Questa, come voi vedete, è una diapositiva ufficiale di esperti dell'Istituto Superiore di Sanità che già riportava il dato che nell'area di Prato, per l'esposizione agli inceneritori di Bacio e Tabacco, c'era un incremento del rischio di cancro al polmone nella popolazione residente. Questo, se ancora qualcuno avesse dubbi sul fatto che gli impianti di incenerimento rappresentano un grave rischio per la salute umana, può consultare, io l'ho fatto ieri, questo voi vedete anche il link del Ministero della Salute, quindi niente di più ufficiale direi, da cui risulta che l'esposizione agli inceneritori comporta un rischio statisticamente significativo nel raggio di 10 km per le malformazioni, ma anche entro 3 km un rischio aumentato di tutti i tumori, tumore allo stomaco, al collo retto, fegato, polmone, tessuti molli e linfomi. In particolare per i linfomi, sarcomi e tumori del fegato questo rischio è definito alto. Ecco, quindi per chiarirsi le idee una volta per tutte. E per quanto riguarda le discariche, voi vedete anche riportato un aumento del rischio per le malformazioni, per i tumori, il rischio è proprio anche per gli inceneritori, ma questo per dare un dato come dire inequivocabile. Quindi niente di che stupirsi se per gli incenerimenti di frane di Bacio e Tabacco si era registrato l'aumento del rischio di tumori al polmone. In questa situazione, come dire, di stando, che cosa è successo? Che i cittadini si sono attivati, come del resto sta succedendo diciamo in maniera come dire, davvero importante in tante parti d'Italia dove ci sono degli impianti fortemente impattanti, inquinanti, pensate a Taranto, ma anche in altre città, dalla mia stessa città, Forlì, Ravenna, eccetera, per cui si sono raccolti dei fondi per eseguire in maniera autonoma indagini per la ricerca di alcuni inquinanti, come dire, tipici, marker caratteristici, quali appunto le diossine e PCB, in polli, in uova o comunque in matrici, diciamo, di animali allevati all'aperto e che quindi risentono, perché in maniera molto precisa, di quella che è la qualità dell'ambiente. E quello che quindi vi presenterò sono i dati su, si tratta di indagini molto costose, non c'è bisogno di dirle, eseguiti in laboratori accreditati, quindi con tutti diciamo, i termini della cosa. E i risultati hanno appunto confermato tutte quelle che erano le preoccupazioni dei cittadini. Allora, una cosa che è da capire. Parliamo di sostanze, in particolare le diossine PCB, che si ritrovano nelle emissioni, nei gas fondamentalmente dei camini, che ricadono, contaminano ad esempio il foraggio, contaminano il suolo, quindi entrano nella catena alimentare e quindi si ritrovano negli alimenti di cui poi noi ci nutriamo e arrivano quindi fino al latte materno, al cordone ombelicale. In particolare le diossine vengono assunte soprattutto attraverso gli alimenti per i policloropifenili, poi vi dirò brevemente che cosa sono. L'assorbimento può essere anche transcutaneo, cioè attraverso la pelle. Ecco, esistono delle normative comunitarie, quindi dei regolamenti che individuano quelli che sono i tenori massimi per la presenza di queste sostanze in alimenti come appunto polli, uova, carne, via dicendo, proprio a tutela di quella che è la salute pubblica. Queste normative, adesso entro un attimo nello specifico, però penso sia importante capire,
individuano sia dei tenori massimi, ovvero dei livelli che una volta che sono individuati devono imporre la distruzione, diciamo, dell'alimento, e individuano anche, come dire, dei campanelli d'allarme, cosiddetti livelli di azione, livelli quindi più bassi rispetto al limite, diciamo, di sforamento, però tali che già la presenza di questi livelli deve, livelli di azione, deve far scattare nelle autorità preposte, nelle istituzioni preposte, l'attenzione per capire da dove viene la fonte dell'inquinamento e, se possibile, eliminarla o comunque ridurla, proprio per evitare rischi per la salute. Quindi, ecco, quali sono noi, le indagini che sono state fatte? Hanno indagato tre polli, tre galline, tre polli, anche un'altra, comunque un animale di questo tipo, allevati nel raggio di 2 km dall'impianto. Le normative che sono state anche di recente riviste e che hanno ulteriormente abbassato, diciamo, il limite di legge, individuano come valore massimo di diossine, policlorobifenili, diossino simili, il valore massimo di 3 picogrammi per grammo di grasso. Ecco, tanto per darvi l'idea, il picogrammo è il miliardesimo di milligrammo, cioè si tratta di sostanze che sono pericolosissime anche a dosi infinitesimali. E quindi ve l'ho cerchiato in rosso, quindi il tenore massimo è 3 e il cosiddetto livello d'azione è 1,75. Ecco, questi sono i livelli di azione individuati, come vi dicevo, per il collane. Quelli che sono i risultati sono riportati in questa tabella. Allora, voi vedete che sono stati esaminati tre campioni, due di pollo e uno di anitra. Il limite, come vi ho detto, è di 3 picogrammi per grammo di grasso. Quello che è stato riscontrato, voi vedete, in un anitra è 3,98, in un campione di pollo è 4,09, quindi praticamente 4,1, e in un altro addirittura 36 picogrammi per grammo di grasso. Quindi sono stati, diciamo, superati ampiamente questi limiti. Ma non basta, perché se voi ricordate quelle che erano le analisi fatte per l'inceneritore di Montana dopo lo sforamento del 2007, queste analisi che erano state fatte a carico da parte dell'ASL di Pistoia avevano individuato anche un campione cosiddetto bianco in un'area al di fuori dell'area di ricaduta di Montale. E quest'area, diciamo fuori dalla ricaduta di Montale, presentava il valore di 46,2 picogrammi per grammo di grasso, quindi un valore estremamente alto. Ma guarda caso, questo campione era fuori sì dall'area di ricaduta di Montale, ma era praticamente a 800 metri dall'inceneritore di Bacia Cavallo, quindi era in piena area di ricaduta. Quindi se noi mettiamo insieme tutti i quattro campioni fatti in area di ricaduta di Bacia Cavallo, abbiamo un valore che è più di 4 su 4, sforano quelli che sono i limiti individuati appunto dalla normativa in questo ambito. Ma c'è un'altra cosa a cui già l'Adriana aveva accennato che è particolarmente interessante. Il campione che abbiamo esaminato, quello di 30, che presenta il valore di 36 picogrammi, presenta tutti i campioni, presentano presenza di esaclorobenzene, ma questo campione presenta un limite di 7,97. C'è da dire che non esistono dei limiti di legge per la presenza di questo tipo di sostanza. Comunque, analizzando anche l'esperienza degli altri indagini fatti in altre parti d'Italia, questo valore di 7,97 è praticamente, diciamo, 4 volte quello che mediamente si trova in altri campioni, in cui il valore è intorno a 1,52 nanogrammi per grammo di grasso. Quindi anche questo è un marker che già accende, diciamo, attenzione.
Ma che cos'è questa ESA Knorr-Bennzene? Questo è il rapporto dell'ISPRA, quindi l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero, quindi del governo italiano, che ha fatto questo rapporto in cui abbiamo trovato sicuramente questi dati molto interessanti, perché proprio l'inceneritore di fanghi di Baciacavallo, secondo l'ISPRA, è la più importante fonte emissiva di ESA Knorr-Bennzene in Italia. E voi vedete, queste sono le tabelle che chiaramente non si vedono, comunque facendo diciamo, una stima in base alla quantità di fanghi annualmente bruciati, si può pensare che sia di circa 3 kg la quantità di esaclorobenzene emessa da questo impianto ogni anno. Ma esaclorobenzene, diossine, policlorobifenili, eccetera, che cosa sono? Sono cose, sono nomi che però sui quali è importante dare qualche informazione perché tutti possono capire di che cosa si parla. Allora, quando parliamo di diossine, parliamo diciamo di una famiglia di molecole, di centinaia e centinaia di molecole con diverse tossicità che hanno come loro capostipite la diossina di Seveso. Nel 1997 la diossina di Seveso, che quindi è quella più tossica in assoluta, è stata riconosciuta come un cancerogeno certo per l'uomo ad azione multiorgano, quindi che provoca tumori dappertutto, non solo su un singolo organo. Poi si è capito che le diossine, i policlorobifenili, sono sostanze che sono persistenti e quindi una volta diciamo fatte non ci se ne libera e che quindi sono pericolose, estremamente pericolose, ed è stata fatta questa stilata questa convenzione a Stoccolma per vietarne la produzione volontaria, il rilascio e dover e ridurne il più possibile la produzione involontaria. E nel 2009 anche con la policlorobifenile 126, un furano, sono stati riconosciuti come cancerogeni certi per l'uomo al pari della diossina di Seveso. Quindi questa convenzione di Stoccolma che cosa aveva come obiettivo? Aveva come obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente da questi POX, persistent organic pollutants, composti organici persistenti, perché si tratta di sostanze altamente pericolose per la salute umana. Questa convenzione di Stoccolma, che è quindi partita nel 2001, in verde voi vedete tutti i paesi nel mondo che l'hanno sottoscritta e ratificata, voi però vedete che l'Italia l'ha sì sottoscritta, ma è l'unico paese in Europa che a tutt'oggi non l'ha ratificata. Di questo abbiamo fatto anche un elemento, come dire, centrale della campagna nazionale per la difesa del latte materno del contaminante ambientale. Vogliamo che anche l'Italia ratifichi la Convenzione di Stoccolma, quindi che poi ci siano delle normative stringenti per ridurre l'esposizione delle popolazioni a queste sostanze. E siamo, ecco, come vedete, con l'Arabia Saudita, ecco, tutti gli altri paesi europei, fuorché l'Italia. Allora, due parole anche un attimo per capire meglio cosa sono queste sostanze. Le diossine sono dei prodotti involontari, nessuno le fa volontariamente, ma si formano essenzialmente per la combustione di plastiche, da sintesi di sostanze chimiche, di pesticidi. I policlorobifenili invece sono stati prodotti volontariamente dall'uomo e anche se la loro produzione si è interrotta quando se ne è capita la pericolosità, però contaminano ancora gravemente l'ambiente perché sono estremamente stabili, fino a oltre 1000 gradi di temperatura, per cui ad esempio se sono presenti nei rifiuti o comunque contaminano i materiali di ingresso negli inceneritori, praticamente escono tal quale dai cammini ed ovviamente si possono anche formare xenon durante i processi di combustione. E voi vedete nei composti organici persistenti individuati nel 2009, nel 2001 dalla Commissione di Stoccolma ci sono sostanze
con i pesticidi, i prodotti chimici di cui appunto l'esaclorobenzene o sottoprodotti come appunto le diossine. Poi a questi se ne sono poi aggiunte altre 9 categorie che sono rientrati appunto in questa convenzione. E queste sostanze, ecco, rappresentano un problema, come già vi ho detto, perché sono estremamente stabili, quindi una volta che le abbiamo buttate fuori nell'ambiente non ce ne liberiamo più, e perché sono sostanze che si concentrano soprattutto nei grassi, quindi dall'ambiente magari acquatico si concentrano nel grasso e soprattutto si accumulano attraverso la catena alimentare, attraverso un processo che si chiama appunto di biomagnificazione. Quindi dal plancton, la specie più piccola, via via la specie più grande, noi che siamo l'apice della catena alimentare, li concentriamo in maniera enormemente più alta rispetto a tutti gli altri. Siamo il predatore per eccellenza a tutti gli altri organismi viventi. E qual è quindi l'azione? Anche questa è un qualche cosa da capire, sono cose difficili, però l'informazione è fondamentale, quindi ci vuole uno sforzo, perché poi se no, quello che non è capito ovviamente me lo dovete chiedere, sono qui per spiegarvelo. A parte l'azione tumorale, che se vogliamo da un certo punto di vista può essere anche minoritaria, quello che deve essere focalizzato è l'azione, diciamo, molto complessa di disturbo sulle funzioni delicatissime dell'organismo che hanno queste molecole. Queste molecole agiscono molto spesso come la parola è proprio interferenti endocrini. Cosa sono gli interferenti endocrini? Sono sostanze che vanno a interferire con quelli che sono diciamo gli equilibri ormonali, da quelle ad esempio della tiroide, delle patologie riproduttive, ma anche problemi dal punto di vista metabolico. E la cosa, se vogliamo, ancora più sconvolgente, si tratta di sostanze che agiscono anche attraverso, anche sulle cellule germinali, con danni quindi che possono trasmettersi da una generazione all'altra, anche se cessa l'esposizione. Ecco, per cui diciamo il ventaglio di patologie correlabili agli interferenti endocrini sono le patologie ormonali, ad esempio si tratta di sostanze che hanno spesso un'azione estrogenica, quindi aumenta, ad esempio si anticipa quello che è lo sviluppo puberale delle bambine. Ci sono disturbi per quanto riguarda la conduzione della gravidanza, nei maschi diminuisce viceversa la fertilità, la motilità e la capacità proprio della riproduttiva, sostanze che correlano a malattie autoimmuni, danni dal punto di vista delle malformazioni, in particolare urogenitale, problemi dal punto di vista metabolico, compresa la stessa obesità, danni dal punto di vista cognitivo, comportamentale, e la cosa assolutamente più grave, la vedete forse nella figura, non si riesce a vedere bene perché l'immagine è piccola, danni transgenerazionali, viene colpita la mamma, viene colpito il bambino in utero, ma vengono colpite le cellule germinali di quel bambino, sia che esso siano ovociti o spermatozoi. E quindi davanti a questa situazione così grave, già la comunità europea nel 2001 diceva ci vuole un approccio sistematico al problema, dobbiamo ridurre le ricadute sulla salute umana e questo deve essere fatto con degli interventi legislativi, a cominciare ad esempio nel, diciamo, nel nostro paese dalla ratifica della Convenzione di Stoccolma. Questa è l'ultima diapositiva che vi dimostro, poi ovviamente sono aperta a tutte le domande, con la fotografia di Lorenzo Tomatis, questo scienziato che è un po', come dire, il punto di riferimento per tutti noi che ci interessiamo di quella che è la difesa della salute pubblica, perché Lorenzo Tomatis, un ricercatore nel campo proprio della cancerogenesi a livello mondiale, purtroppo scomparso nel 2007, voleva richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che è necessario una prevenzione
primaria, cioè noi dobbiamo ricercare e rimuovere le cause delle malattie, non solo accontentarci di fare delle diagnosi più precoci o di ricercare delle terapie che voi spesso purtroppo nel campo proprio anche delle malattie croniche degenerative sono estremamente costose e di scarsa efficacia. Quindi dobbiamo fare diventare davvero patrimonio comune di chi ci amministra, ma della popolazione in generale, perché la salute è un bene di tutti, quindi qui non c'è nessun colore politico quando diciamo queste cose. La salute va difesa attraverso la tutela e la riduzione dell'esposizione delle sostanze tossiche e cancerogene. È comparso di recente un articolo sulla New England Journal of Cancer, esattamente nel 2012, che dice ci sono oltre 300 sostanze chimiche strane nel cordone ombelicale dei bambini, già al momento della nascita. E questa esposizione comincia già in utero e correla con la comparsa di malattie croniche degenerative che poi, diciamo, si sviluppano molto spesso durante il resto della vita. Ecco, dobbiamo guardare in alto, puntare in alto e non cercare di girare intorno ai problemi, incenerire i rifiuti dai fanghi ai rifiuti tal quale, a quello è un errore fondamentale, perché come diceva il dottor Bolognini, la salute è un bene che non è negoziabile e quando un rischio è evitabile, come quello dell'incenerimento dei rifiuti, non può essere in alcun modo accettato. Riguardante appunto i rifiuti. Ah, Gianluca Garetta, dottor Garetta. Sì, salve, sono Gianluca Garetta di Medicina Democratica e mi interessa un po' di tutto l'ambito della piaga. La dottoressa Patrizia Gentili ci ha spiegato chiaramente che gli inceneritori fanno male. Fanno male sia quando gli inquinanti superano i livelli di legge, che è sempre un compromesso tra l'altro, fanno male anche quando sono a dosi infinitesimali. Avete visto il discorso degli interferenti endocrini e dei danni poi transgenerazionali. Nella comunità europea è stato calcolato che per l'inquinamento si perde circa 9 mesi di vita all'anno. Quindi nell'inquinamento siamo immersi, la puntata è stata fatta e quindi non si tratta di non aggiungere più inquinamento. Nella Piana, Firenze, Prato e Pistoia vogliono fare 4 inceneritori più l'ampliamento dell'aeroporto, quindi una cosa folle. Il piano interprovinciale dei rifiuti sta andando avanti molto velocemente, per cui bisogna mobilitarsi come popolazione per riuscire a bloccare questo forte piano. Un piano forte che ci porta a inquinamento, spese e non serve a nulla. Con i nostri piani alternativi noi siamo già in grado fin da ora di occuparci dei rifiuti dando occupazione pulita alle persone. Noi si calcola che in questa zona si potrebbero avere 2.000 posti di lavoro puliti, sottolineo puliti in più, e senza inquinamento e senza essere sottoposti alle multinazionali. Diciamo, se visto Bascia Cavallo, l'ampliamento dell'aeroporto andrebbe a insistere proprio su questa zona che si è vista martoriata da questo inceneritore di fanghi dal 1890. Abbiamo visto a pochi chilometri, la cosa più ovvia è collegarsi con Pisa. E così lo stesso si potrebbe continuare con questo discorso, con la TAP che non serve a nulla, eccetera, eccetera. Per cui l'invito a tutti è di mobilitarsi perché il piano interprovinciale dei rifiuti e l'ampliamento dell'aeroporto vanno bloccati. Grazie. Grazie. Adesso se ci sono domande, altrimenti abbiamo finito. Chi si vuole prenotare c'è la varina con il microfono. Buongiorno, vorrei sapere come sono stati selezionati questi fondi, se è stato usato per i criteri. Adriana, se vuoi
stati selezionati in maniera molto casuale. Nel senso, avevamo un documento sulle ricadute degli inquinanti, quindi che bene o male dava anche indicazioni sui venti. Semplicemente siamo andati a prendere i campioni dei polli nell'area circostante all'inceneritore. È stata una scelta assolutamente casuale, che si è basata molto sulla disponibilità di chi ci voleva dare i campioni, fondamentalmente, perché chi ci ha dato i campioni è stato preventivamente informato sull'uso che ne volevamo fare. Questo ci è sembrato un atto doveroso nei confronti delle persone che abbiamo contattato. Sono stati quelli che ci hanno dato estremamente consenzienti e quindi ben volentieri ce l'hanno dati. Gli abbiamo detto che gli avremmo fatto sapere i risultati anche per loro tutela. I risultati li abbiamo, ovviamente, cioè, non diciamo i nomi per non danneggiare le persone, eventualmente daremo indicazione di dove abbiamo fatto il campionamento all'interno di un tavolo istituzionale, se vorremo, cioè se le istituzioni vorranno istituirlo. Volevo precisare anche che noi abbiamo incontrato a più riprese vari soggetti, grazie anche bene o male all'interessamento della quinta commissione del comune di Prato, che ci ha fatto incontrare anche GIDA e la ASL, al quale abbiamo fatto, ora questi dati sono gli ultimi arrivati, perché tutta la storia di Baciavallo, con tutte anche le atti di fila, quindi tutta la parte amministrativa, diciamo, relativa al, io lo definisco funzionamento critico dell'impianto, non voglio dare aggettivi più pesanti, ma mi sembra che i dati parlino da soli. Quindi l'amministrazione è informata, la ASL è informata, l'ARPA è informata, sono tutti stati informati, abbiamo formato anche l'ordine dei medici. Purtroppo fino adesso c'è stato un grande silenzio. Noi siamo disponibili a lavorare per risolvere il problema, quindi stiamo aspettando questo. I campioni, dicevo, sono stati, per rispondere sinteticamente alla domanda, sono stati presi in maniera attuale. Questo ci preoccupa ancora di più, e ne abbiamo presi soltanto tre perché sono costosissimi. Ogni campionamento costa circa 800 euro. Quindi noi non ci siamo potuti permettere un monitoraggio più ampio. Ci aspettiamo che chi ha su quella che può essere la soluzione specifica dei vari problemi. Comunque il problema ancora una volta deve essere risolto a monte. La fabbrica inquinante non deve essere una fabbrica inquinante, deve avere dei cicli chiusi per cui l'inquinamento non deve riversarsi nell'ambiente. Brava. La spiegazione della dottoressa Gentilini, volevo anche aggiungere una cosa. Allora, quando parlavo all'inizio di una scelta fatta a monte sbagliata, intendevo proprio questo. È stata scelta una modalità di trattamento di questi reflui assolutamente sbagliata, perché i flussi di acque che provengono dai cicli di lavorazione delle fabbriche sono stati mescolati alle fogne, alle acque chiare, alle acque scure e all'acqua piovana. Questo crea un carico che produce ovviamente tantissimi fanghi contaminati del complesso
dal flusso industriale, che se questi flussi venissero correttamente separati, come anche la legge impone, come comunque sia ci dovrà essere un adeguamento in questo senso, il prodotto, diciamo, alla fine il fango sarebbe enormemente inferiore. E quindi dico, che differenza fa, fermo restando che il ragionamento della dottoressa, che è assolutamente pertinente, facciamo dei cicli di lavorazione pulita, ma nella fattispecie adesso io brucio dei fanghi con un grosso dispendio anche energetico, perché si brucia l'acqua in qualche modo, che poi le ceneri dopo le devo comunque mettere in una discarica, molto pericolosa. Sono discariche particolari, discariche che hanno bisogno di un grosso controllo. Allora, a parità di discarica di servizio, e comunque mi serve, io se in discarica ci mettessi direttamente, fermo restando il ragionamento che faceva la dottoressa, che resta il postulato, diciamo, io ho un impatto inferiore, perché comunque sia da una parte ci metto i fanghi industriali essiccati e li conferisco in una discarica e posso controllare, e quindi non rendo biodisponibile tutte le schifezze che ci sono dentro. Da quell'altra io che cosa ottengo con l'inceneritore? Ottengo che ho comunque una discarica, e nel frattempo ho sparato in aria e immesso anche nella catena alimentare e nell'ambiente, quindi tutte queste sostanze. Quindi è una scelta doppiamente sbagliata da qualunque parte la si dica, fermo restando ovviamente, come diceva la dottoressa, che qui se non ci si mette in testa che bisogna che diventa anche competitiva la produzione pulita. Questo vuol dire il distretto ecologico, non è solo un bollino. Il distretto ecologico vuol dire incentivare quelle aziende che fanno produzioni pulite. Il distretto ecologico non è il dumping ambientale che è stato fatto fino adesso e del quale l'inceneritore di Baciacavallo, il sistema di depurazione delle acque, è stato il manifesto del Prato, perché Prato si è fatta grande su questo sistema che riversava sulla collettività i costi di un'industria che non ha saputo adeguarsi alle nuove esigenze. Ecco, è l'ora di cambiare, perché ce lo impongono i tempi, ce lo impone la salute, ce lo impone l'economia, e quindi e lo imporranno sempre più. Allora, vediamo un attimo la parola al dottor Campettiero, per lavorare un minuto, la prego, della borsa di studio Bolognini, che è stata, dopodiché se non ci sono altre domande vorrei chiudere qui. Sì, brevissimamente, abbiamo come medicina democratica, stiamo raccogliendo fondi per una borsa di studio per un studente o un giovane medico, comunque un giovane laureato meritevole dedicato a Michelangelo Bolognini. Potrebbe essere proprio una persona di questa zona, si pensava a eventualmente a usufruire. Ne dobbiamo raccogliere almeno 6.000 euro, siamo a metà strada. Chi volesse fare donazioni si colleghi al sito di Medicina Democratica, www.medicinademocratica.org, troverà il codice IBAN per fare un bonifico. E con la causale deve essere in memoria, per la borsa di studio in memoria di Michelangelo Bolognini. Ecco, chi volesse fare donazioni anche piccole, benvenuto, così riusciamo prima possibile a raggiungere l'obiettivo e poi a bandire la borsa di studio. Grazie. Grazie mille. Allora, salve, ringraziamento per le persone relatori che vanno davanti, perché si occupano del bene collettivo e si mettono a disposizione per lavorare per la cittadinanza. Allora io da cittadina invito tutti i cittadini a rimanere informati, ma soprattutto a collaborare nella raccolta fondi.
perché spesso il problema è che non è che non ci sono le persone disposte a lavorare gratuitamente per la cittadinanza, ma poi quando si arrivano a dover fare le analisi non ci sono sufficienti fondi. Penso di aver interpretato bene il messaggio, per cui invito tutti i cittadini, e parlo da cittadina, a rimanere aggiornati, ma soprattutto a non sottovalutare che basta poco per rendere possibile questa analisi sul territorio, perché lo stato di salute del nostro territorio è il nostro stato di salute. Grazie.